Oggi scopriamo insieme il servizio Media Library Online. Molti di voi l'hanno già attivato. Ricordiamo che è riservato ai residenti nella Regione Marche iscritti al sistema bibliotecario regionale. Non disperate se non siete residenti nelle Marche, perché vi mostreremo più avanti a quale istituzione chiedere il servizio. Raggiungiamo il sito web Media Library Online Marche da Bibliomarche Sud cliccando sulla bolla in home page. Oppure da Google digitando nel campo di ricerca MLOL Marche. In alto a sinistra c'è il logo del sistema bibliotecario Marche, di cui è parte Bibliomarche Sud e quindi la nostra biblioteca. A destra i finanziatori del servizio gratuito per i lettori, grazie al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e alla Regione Marche. Nel riquadro centrale, in verde, vi evidenziamo soltanto l'invito a ritirare presso la vostra biblioteca la card Marche Cultura. Cercate su Google e scoprite i vantaggi riservati ai possessori della tessera. Come si accede a MLOL? Richiediamo l'iscrizione al servizio in biblioteca e riceviamo una mail contenente un link. Ci clicchiamo su e attiviamo così automaticamente il nostro profilo. L'email contiene anche le credenziali di accesso a MLOL, cioè il nostro codice fiscale, da usare sempre come username, e la nostra password provvisoria, sostituibile al primo accesso. Possiamo esplorare il catalogo anche senza accedere cliccando su questo bottone, ma abbiamo le nostre credenziali ed effettuiamo il login. Username, il nostro codice fiscale, password. Clicchiamo su login. In alto a sinistra il codice fiscale e il bottone logout ci segnalano che abbiamo eseguito l'accesso. Il campanello a destra segnala eventuali notifiche se di colore rosso. Abbiamo a disposizione in MLOL oltre 173.000 risorse con diritti, ma gratuite grazie appunto a Media Library, e 1,5 milioni di risorse open, cioè liberamente disponibili in rete, sul web, ma qui indicizzate per essere agevolmente ricercate. Il primo carousel che incontriamo ha un contenuto informativo vario, liste di lettura, nuovi servizi, ultimi arrivi, eccetera, mentre quelli che seguono riguardano specifiche tipologie di risorse, ebook, novità e catalogo generale, risorse e l'edicola, le risorse audio, gli audiolibri, le playlist di Spotify. Sono sfogliabili utilizzando le frecce, come sto facendo ora, oppure possono essere esplorate interamente cliccando su Vedi tutte per singola tipologia. Torniamo in Esplora. L'intero catalogo può essere fruito grazie anche agli strumenti di Migliora la tua ricerca, applicabili come filtri sia alle risorse MLOL, evidenziate in verde, vedete qui il verde, sia alle risorse open, che sono quelle evidenziate in arancione. Alcuni esempi di ricerca e fruizione di risorse online. Per gli ebook vi consigliamo di utilizzare un dispositivo mobile, di scaricare l'app MLOL Reader, effettuate il login all'app con username e password soliti che avete usato anche per accedere alla versione desktop, consultate il catalogo e cliccate su scarica ebook. L'edicola, che vediamo qui, la utilizziamo selezionando il quotidiano di nostro interesse. Clicchiamo su Sfoglia, siamo reindirizzati alla pagina che ci consente di cliccare nuovamente sulla prima pagina e navigare il contenuto del quotidiano di oggi. Lo possiamo sfogliare utilizzando le frecce oppure ricorrendo alla Select qui in basso, che ci rimanda alla sezione di nostro interesse.
Una volta individuato l'articolo che vogliamo leggere, basta cliccare sull'articolo e lo vediamo in modalità testuale. Lo possiamo stampare, lo possiamo ritagliare, ingrandire o diminuirne il formato. Torniamo all'home page di La Repubblica Plus, soltanto per farvi vedere che dalla Select potete consultare anche edizioni vecchie del quotidiano, accedendo all'archivio recente, oppure potete consultare gli inserti che escono in edicola una volta a settimana e che quindi magari vi siete persi. In questo caso abbiamo Robinson di sabato. Bene, chiudiamo l'area di consultazione quotidiani, torniamo a MLOL. Soltanto per segnalarvi che se avete dei quotidiani o delle riviste preferite, vi consigliamo di taggarli utilizzando questo bottone aggiungi a una lista, in modo da poterli recuperare più agevolmente in futuro. Clicchiamo su aggiungi a una lista, crea una nuova lista, la nomino, rassegna stampa, la descrivo, top 10 quotidiani e riviste. Posso decidere di renderla pubblica spuntando con un flag lista pubblica, in tal caso la vedremo poi in un'area particolare di MLOL. In questo caso decidiamo di non renderla pubblica e la salviamo. In risposta abbiamo l'informazione che la lista è stata creata e La Repubblica è stato aggiunto come quotidiano alla lista che ho appena creato. Torniamo su Esplora. Clicco su Corriere della Sera e magari aggiungo appunto alla mia rassegna, alla mia lista che si chiama Rassegna Stampa, anche questo quotidiano, selezionando in questo modo. Ok, per quanto riguarda invece la fruizione delle risorse audio, ne scegliamo una di nostro interesse, clicchiamo sulla copertina dell'album. Accediamo quindi a Ascolta e siamo reindirizzati alla pagina del produttore di questo album. Qualche secondo di attesa e otteniamo adesso la pagina per creare la nostra playlist. Accettiamo i cookies, scegliamo i brani che vogliamo riprodurre. Clicchiamo su Play. Ecco qui, questo è il modo per ascoltare la parte audio di Media Library. Cosa possiamo fare con questa risorsa che ci è piaciuta? La aggiungiamo ai nostri preferiti, clicchiamo su aggiungi ai preferiti, in risposta ho il titolo selezionato è stato aggiunto ai preferiti, il cuoricino è diventato verde, recupereremo più agevolmente questa risorsa dall'area riservata, diciamo dall'area del mio account. Torniamo su Esplora. Per mostrarvi che per accedere al catalogo non è necessario procedere necessariamente da singole tipologie. Possiamo navigare direttamente tra i filtri di Migliora la tua ricerca, questi qui. Come fare? Ad esempio cerchiamo un ebook, quindi seleziono la tipologia di risorsa ebook, in lingua inglese, la seleziono da lingue, per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, livello scolastico, scuola secondaria di primo grado. Ho qui una serie di ebook accessibili gratuitamente con anche delle schede per l'apprendimento della lingua. In alternativa, sempre da Esplora, effettuiamo la nostra ricerca sull'apposito spazio in alto a destra, cerca un media. Qui sulla destra. La ricerca è appunto svolta a questo punto su tutte le risorse che sono su MLOL e sulla parte open.
Verifichiamo la disponibilità dell'ebook Il sorcio di Simenon. Scrivo il titolo e l'autore. Clicco su cerca. Il libro è nel catalogo Mlol. Posso scaricarlo e inviarlo al mio lettore di ebook. Facciamo un altro tentativo. Cerco Le 3 del mattino di Caro Figlio. Do l'invio. Anche questa risorsa, questo libro digitale è presente nel catalogo. Ci clicco, ma vedo che non è disponibile, è occupato, qualche altro lettore lo sta leggendo. Che cosa possiamo fare? Esattamente come facciamo per i libri cartacei, possiamo prenotarlo. Clicchiamo su prenota, ho una pagina di risposta in cui sono informata che c'è una prenotazione in coda e ho ancora delle prenotazioni disponibili da fare nel numero massimo di 5 contemporaneamente. Accetto le condizioni e clicco su prenota. La mia prenotazione è stata effettuata con successo. Quando il libro sarà disponibile, quando sarà il mio turno, riceverò una email di notifica, il campanello sarà rosso e potrò scaricare nel tempo massimo di 24 ore la risorsa che è disponibile. Il campo di ricerca che abbiamo testato appena adesso è Google-like, cioè impiega tutte le parole che inseriamo al suo interno per eseguire la ricerca, che viene svolta su tutte le tipologie di risorsa in catalogo. Combiniamo quindi autore e titolo, oppure parole nel titolo, oppure un argomento. Per avere un piccolo saggio di cosa c'è su Mlol, cerchiamo Medioevo. Ecco qui. Abbiamo nella parte Mlol, cioè nella parte con diritti, ma gratuita per i lettori, 61 ebook, 4 album musicali con appunto musiche medievali, gli audiolibri con delle lezioni sulla storia del Medioevo e addirittura anche delle playlist su Spotify. Nella parte open, risorse di e-learning, l'enciclomedia curata da Umberto Eco, manoscritti digitalizzati, ancora libri digitali, video di conferenze, articoli di riviste, banche dati e addirittura una riproduzione in 3D, guardate qui, di un pennino in uso nel basso medioevo nelle aule dell'Università di Bologna. C'è materiale a sufficienza per realizzare ad esempio un'ottima tesina per la scuola. Torniamo ai risultati appunto della nostra ricerca. Non facciamoci prendere dall'ansia, da sovraccarico cognitivo e utilizziamo i filtri qui a sinistra. Scegliamo una tipologia di risorsa, video, ascoltiamo una lezione di Alessandro Barbero sulla concezione della terra piatta nel Medioevo. Il link, vai al sito, ci rimanda a YouTube, c'è una risorsa open che possiamo rintracciare tranquillamente in rete, che però abbiamo trovato su Mlol, sul nostro portale. Un'unica ricerca su un unico sito ci ha consentito di trovare elencate risorse gratuite disponibili nel web, le migliori, le più rilevanti per pertinenza e qualità dei contenuti. Questo è il vero valore aggiunto delle risorse open in Media Library, nel portale Media Library. Vediamo le utilità che l'area riservata ci mette a disposizione. Abbiamo visto Esplora, abbiamo delle liste, sono bibliografie tematiche o elenchi di risorse affini, predisposte e rese pubbliche da altri utenti semplicemente, oppure da biblioteche. Dal mio account possiamo visualizzare le nostre notifiche, quindi eventuali libri resi disponibili dopo che li abbiamo prenotati, per esempio, i miei dati, username, password, ma anche l'email di recapito, la possibilità di inserire e di personalizzare il proprio nickname,
i miei dati, abbiamo detto, le mie risorse. Qui troviamo i prestiti in corso riepilogati nel caso in cui ne avessimo, ovviamente, quindi anche con indicata la data di scadenza, le prenotazioni, abbiamo le prenotazioni del la prenotazione del libro che abbiamo fatto poc'anzi e con la data della richiesta, la possibilità di stimare la posizione. Abbiamo due copie in totale e siamo secondi in coda. La cronologia dei prestiti, sono presenti i testi appunto che abbiamo consultato precedentemente con indicazione del titolo della scheda e anche della scadenza, le risorse open ugualmente che abbiamo consultato. Molto interessante il box a destra, ci indica il numero massimo di prestiti che possiamo prendere in un mese, sono 3, in questo caso non ne abbiamo utilizzato neanche uno, quindi sono tutti disponibili, dal primo del mese al 30-31 del mese. Ogni ebook scaricato resta disponibile per 14 giorni dalla data del download. Possono essere effettuate contestualmente fino a 5 prenotazioni, noi ne abbiamo fatta una e la troviamo qui. I prestiti di audiolibri al mese sono 2. Tutte le altre risorse che non sono specificate in questo riepilogo sono fruibili liberamente senza limiti. E quindi parliamo di risorse audio e di risorse, ad esempio, disponibili all'interno dell'edicola. Molto importante questa informazione. Le mie liste, tornando dal mio account, sono quelle che abbiamo realizzato noi stessi taggando le risorse con aggiungi ad una lista, e qui vediamo la mia rassegna stampa. È una lista privata che possiamo rendere pubblica modificandola e trovandola quindi poi qui in liste. Stesso discorso per preferiti, ci troviamo l'album che avevamo taggato con aggiungi ai preferiti. Dal mio account, come dal bottone in alto qui sopra, posso effettuare il logout cliccando semplicemente sul bottone. Vi invitiamo a curiosare in info che cos'è MLOL, suggerisce una risorsa open, molto interessante la pagina dedicata appunto alle informazioni su che cosa sia una risorsa open, è anche un tema tra l'altro di grande interesse e di grande attualità. Nella sezione aiuto una guida, le informazioni sui requisiti tecnici necessari per utilizzare il servizio, e nella parte delle FAQ vi segnaliamo in particolare la numero 5 contrassegnata con la lettera G. So che la mia biblioteca aderisce a Media Library Online, come faccio ad ottenere username e password? Se ci cliccate sopra e cliccate nuovamente su chi aderisce, troverete le istituzioni a cui rivolgervi e i contatti a cui rivolgervi per ottenere Media Library se non siete residenti nella regione Marche. Bene, anche per oggi è tutto, grazie per la vostra attenzione, ciao ciao e a presto!